14 e 15 aprile 2018 ci sarà un festival, sarà il primo in Italia, che si chiamerà Festival della Maternità. Questo festival, che inizierà venerdì pomeriggio, ci sono dei momenti di incontro con esperti, momenti di incontro con diciamo laboratori creativi, insomma stiamo cercando di, siamo in fase di preparazione, ma insomma il programma definitivo credo che uscirà per la fine del mese. Nell'ambito del festival c'è anche questo che noi abbiamo chiamato premio Kairos Donna, Chiari Scuri del Materno. È un concorso letterario e di arti visive in cui invitiamo tutte le donne attraverso un scritto, un video o una foto a inviarci le loro emozioni rispetto a questo tema. Ecco, lì trovate scritto proprio in breve che cos'è questo premio. Quindi giriamolo a tutte le persone che conosciamo e in fondo trovate anche diciamo il link dove troverete il bando di regolamento di questo tipo di concorso. Ecco, quello che ci interessa ovviamente è che tutte le donne possano partecipare così inviando, come abbiamo detto, le loro emozioni. C'è una giuria ovviamente che non siamo noi dell'associazione Kairos Donna, ma che noi Kairos Donna abbiamo in qualche modo provato a contattare, che ci hanno dato la loro disponibilità, e sono come giuria la fotografa Sciolba Battaglia per quanto riguarda la parte che riguarda la fotografia, che è la figlia della famosa Battaglia, credo, insomma, che lui è fincato nella scrittrice, giornalista, che sarà ospite del festival per quanto riguarda gli iscritti, e la Katia Bernardi, regista, che qui a Padova è venuta, noi abbiamo portato al Cinema Esperia con il film Le Funne. Che invece poi visionerà il video. Ecco, era proprio un inizio, poi dopo, adesso partiamo con la conferenza, insomma, con il seminario. Poi se ci sono domande e informazioni sul sito troverete, e comunque c'è tutto. Era tanto così un'anteprima. Partiamo. Vuoi il microfono allora? Mi pare che in fondo non sentano. No, non si sente. Mi pare che in fondo non si senta perché stando in piedi magari la voce arriva, però io sono un pochino giù di voce rispetto al mio solito. Ecco, comunque chi volesse prendere qualche altro volantino da portare a casa, eccetera, li abbiamo lasciati all'inizio del banchetto, all'entrata. E qua, anche la minuta. Ce ne sono anche qua, cioè. Allora, aspetta un po' perché abbiamo deciso di tagliare il nostro tour. Allora, come negli altri incontri, io parto perché il tempo purtroppo sappiamo che è tiranno, nel senso che alle 7 dobbiamo finire. E questo è l'ultimo incontro di 4 che abbiamo avuto, 3 dell'anno 2017, questo è il quarto, ma il primo del 2018, perché in realtà qua non ci perdiamo mai tempo, il 25 di gennaio siamo di nuovo qua con una altra lettura interessante sempre sulle donne, Depresse si nasce, e poi ci saremo anche il 16 di febbraio, e vabbè, di questo magari vedrete delle locandine, ecco, che tra l'altro è una preview del Festival della Maternità di cui vi ho anticipato prima. L'incontro di oggi, dall'essere donna a diventare madre, dovrebbe, nella nostra idea, no, quando abbiamo pensato a questo ciclo, un po', non dico chiudere perché non si chiude mai, ecco, sul femminile, sulle donne, sulle mamme potremmo parlare per anni, diciamo che idealmente in qualche modo doveva aiutarci un po', ecco, nel nostro ciclo, poi magari il prossimo anno non so cosa faremo, forse qualcosa penseremo. Intanto speriamo che sia femmina sempre, poi speriamo che sia femmina due. Vi ricorderete che penultimo incontro, dove io e la dottoressa Bondi eravamo assieme in ruoli in cui la dottoressa aveva fatto la parte più teorica e io ho fatto un po' da discansant, oggi
ci alterniamo. La dottoressa aveva parlato un po' di questo, cioè del fatto del perché questo rapporto difficile con le madri e come mai, pur amandola tanto, insomma, questo scontro, questo incontro, insomma, è così problematico. Quindi aveva parlato di questo racconto della relazione madre, madre-figlia. Relazione madre-figlia. Oggi parleremo dall'essere donna all'essere madre, in qualche modo tenendo conto di quello che si è un po' detto rispetto al percorso dell'identità femminile. E partiamo dal fatto di io partirò parlando di quello che da dove origina in qualche modo il desiderio di maternità e come questo si può sviluppare. E quando io parlo di trasmissione ininterrotta faccio riferimento al fatto che appunto la trasmissione dall'essere donna all'essere madre è in realtà una trasmissione ininterrotta anche quando la maternità magari non si conclude con la nascita di un bambino. Questo lo dico perché, come avete visto nella locandina che vi ho dato, noi abbiamo voluto intitolare il premio proprio come chiariscuri del materno e non della maternità, proprio per lasciare aperto, e poi è scritto bene nel bando, il fatto che il contatto col materno ce l'abbiamo sempre, fin da quando, come vedremo nei libri, si prende consapevolezza di essere femmine. Inevitabilmente c'è il confronto con diventerò o no madre. Poi questo esserlo o non esserlo, in particolare un libro di cui vi parlerò che mi ha colpito moltissimo, che è La Linda Lè, lettera al figlio che non avrò, parla proprio di una maternità in cui lei decide di non avere un figlio, ma in realtà sarà molto interessante vedere come in realtà questo figlio è nella sua mente lo stesso, e quindi ecco perché la trasmissione è in qualche modo ininterrotta. Quello che oggi volevamo un po' puntualizzare, un po' che anche l'associazione Cairo Storno in modo particolare ha come elementi di così, interesse, sono quelli che noi chiamiamo dei difetti, che io chiamo difetti di trasmissione, cioè tutte le difficoltà che ci possono essere in questo passaggio dall'essere donna all'essere madre e a sua volta nell'essere madre. Per parlare quindi di questo, si sente meglio adesso? Ecco, così mi sposto meno, grazie. E non posso non cominciare parlando appunto del desiderio, in particolare prima ancora parlando di un'autrice che per chi si occupa di perinatalità, di maternità, o meno per quanto mi riguarda, è stata comunque un'autrice guida, che è la Helen Zusch. Non ve l'abbiamo messo fra i libri consigliati perché è un libro per addetti ai lavori. Non so neanche, tra l'altro, se l'edizione no, l'ho messo. C'è. L'ho ah, messo. C'è, l'hai messo. Benissimo. Per eventuali riferimenti teorici. Per, l'ultimo ecco, libro non sapevamo se dopo il 45 l'hanno ripubblicato. Questo non lo so, in effetti. Ecco, allora, la Helen Zusch è nata nel 1884 ed è morta nel 1982. Dico questo per farvi capire che studiare, lavorare, scrivere, occuparsi fa vivere a lungo. Speriamo che sia così per tutte noi. Lei studiò a Vienna, stiamo parlando di quegli anni, si specializzò in psichiatria e fu direttrice dell'Istituto Psicoanalitico di Vienna dal 25 al 35. Poi se ne andò a Boston, dove continuò la propria attività scientifica e professionale. Ha scritto tantissimo, ma due libri sono fondamentali sulla psicologia della donna. Uno, il primo, era dedicato alla psicologia della donna e dell'adolescenza, e il secondo volume, da cui io trarrò due definizioni, scritto appunto nel 1945, è La donna adulta e madre. Ecco, che cosa di tutto questo bel volume, sono due termini che mi interessa oggi centrare, cioè dice in inglese per indicare la parola maternità si può farlo in due modi. Uno è il motherhood, che magari qualcuno ha già sentito, perché c'è stato anche un film molto simpatico con la Uva Thurman, si chiama Motherhood, no? Che parla di questa donna molto che appunto va in crisi, no? Con la nascita del bambino, ed è in inglese la maternità intesa come fenomeno biologico, sociale ed emozionale.
E poi c'è la materne limes, cioè l'atteggiamento materno, che invece è uno specifico atteggiamento della personalità femminile, che corrisponde ad un livello psichico effettivamente raggiunto e che non è sempre necessariamente connesso al primo, cioè alla maternhood. Questo vi prego di tenerlo a mente perché questi concetti ci aiutano poi a capire i libri di cui parleremo, dove vedremo la maternhood, cioè la maternità intesa come fenomeno biologico, sociale ed emozionale, ma vedremo anche la maternlines, e cioè l'atteggiamento materno, che non vuol dire necessariamente che poi si concretizza nell'atto della nascita. La Duche dice a un certo punto, ricordiamoci, l'appellativo per esempio che si usa nell'ambito religioso quando noi diciamo madre superiora, per esempio. E ecco, cioè, allora lì fa tutta una descrizione di questo. Ecco, l'altra osservazione importante che la Dusche fa e che poi è stata replicata, studiata e vista da tutti gli psicoanalisti e psicologi dell'età infantile che si sono avvicinati soprattutto a vedere l'osservazione delle relazioni precoci tra mamma e bambino, è il fatto che lei individuava due stili femminili differenti a seconda delle reazioni che la donna aveva in gravidanza. E qua entriamo in un altro passaggio, cioè il momento del desiderio, di cui dirò qualcosa di più dopo, è il momento poi della gravidanza, che è un momento in cui possiamo rilevare alcune cose importanti. Allora, lei diceva, intanto possiamo rilevare due stili. Il primo, caratterizzato da è un termine tecnico, però credo che l'avete già sentito, impoverimento dell'investimento narcisistico dell'io e da un investimento del bambino come oggetto. Cioè cosa vuol dire? Che la donna sposta l'investimento dal sé e da tutto quello che ha di importante, insomma, che è importante per se stessa, però lo sposta e diventa l'oggetto, il bambino, un oggetto importante di interesse, che però può diventare un interesse, diciamo così, talmente esclusivo da non dare spazio reale al bambino come oggetto, ma o meglio come soggetto. E quindi questo potrebbe darci poi luogo ad alcune problematiche, diciamo, nell'attaccamento di queste mamme iperprotettive, oggi potremmo dire, ma in realtà è qualcosa di più, utilizzano, diciamo, un po' i propri figli. Ecco, mentre il secondo dice il bambino sarebbe vissuto come una componente dell'io. E allora questo produrrebbe un aumentato narcisismo secondario che si manifesterebbe in una maggiore stima di sé. Cioè, in questo caso, invece, il bambino viene visto come una componente, ma in qualche modo aumenta la stima della mamma, ma la mamma, proprio aumentando questa stima, non ha bisogno di farne un oggetto. Adesso cerco di tradurre un termine. Questi due stili femminili di attaccamento in realtà sono stati poi visti negli studi cosa producono, diciamo, nelle relazioni con i propri figli o con, diciamo, con i propri figli. Ecco. Torniamo adesso un pochino a quel concetto del desiderio, perché nei libri che oggi analizzeremo è proprio evidente come se il desiderio è stato c'è stata un'evoluzione, un pensiero, in qualche modo il bambino è arrivato su un concetto di desiderio, il rapporto nasce in un certo modo. Se invece questo desiderio non ha avuto sufficiente spazio, mettiamola così, adesso vi spiego, le cose possono andare un po' decisamente più difficili. Ecco, sono poi quelle situazioni che arrivano anche all'osservazione, diciamo, di noi specialisti che si occupano un pochino di questa materia. Perché? C'è da dire una cosa importante: il desiderio di un figlio oggi, almeno in Occidente, si concretizza nella possibilità, grazie all'avvento dei sistemi di contraccezione, perché non possiamo non ricordare che questo ha cambiato totalmente il modo di pensare alla gravidanza, ecco, di effettuare una scelta e quindi poter decidere della propria maternità. Apro una parentesi, non è che in passato questo non avveniva, ma avveniva in un altro modo, avveniva col fatto che i bambini non nascevano,
si faceva in modo che non nascessero, nel senso che magari c'erano tanti aborti alle prime settimane, oppure c'erano 8 figli di cui, e queste sono le anamnesi che ciascuno di noi ha visto nella sua storia, di 3, quanti figli signora? 7, 2 aborti spontanei, il terzo morto in culla, 4 non sono sopravvissuti, no? C'è una bellissima ricerca della Cardinaletti, che è un'antropologa, che fatta in Veneto, si chiama appunto Parto e Maternità, in cui lei racconta tutte queste storie, diciamo, interviste a delle donne che oggi hanno circa 90 anni nella zona di Feltre, dove lei racconta proprio queste cose, cioè dove le donne a 90 anni hanno avuto il coraggio di raccontare cosa succedeva quando a un certo punto veniva un figlio dietro l'altro. E non c'era la possibilità della contraccezione come la intendiamo oggi, c'erano altri sistemi. Però diciamo che oggi è importante perché la nuova generazione, insomma dagli anni 70 in poi, si confronta con questo tema, quindi il tema della scelta è un tema che oggi noi possiamo, diciamo almeno nell'Occidente, discuterla. Quindi questo ha portato le donne a confrontarsi, almeno in modo conscio e cosciente, col fatto di voglio o non voglio, desidero o non desidero. Ora, quindi, il desiderare diventa un percorso, un cammino, molto spesso anche programmato, molto programmato, talmente programmato che quando poi le cose non vanno come nei programmi, cioè ora la casa, ora il lavoro, ora ho deciso, i figli non arrivano. E qua si apre un grave dilemma. Oppure ho programmato che deve nascere per Natale. No, ho programmato che Natale è meglio di no, facciamo un cesareo 15 giorni prima. Noi siamo il paese con il più alto tasso di cesari in Europa e siamo stati sanzionati per questo dall'Europa, perché non è possibile, cioè l'epidemiologia del cesario non dice che noi dobbiamo avere un tasso così alto, quindi dobbiamo chiederci come mai in Italia abbiamo così alti tassi di parto cesario programmati. Questo si apre un altro capitolo, però vi do dei flash, vado avanti. Questo processo quindi inconscio, in realtà, che si voglia o no, è infiltrato da una serie di significati inconsci. Proprio nel momento in cui si ha la percezione che si è incinta e quindi si ha primo test, ma soprattutto, e questo per esempio nella lettera al bambino mai nato mi sembra molto folgorante, la Follacci come lo descrive, e dirà qualcosa la Paola, ecco, a un certo punto però oggi succede che la prima ecografia, ascoltando il battito cardiaco, si prova questa prima intensa emozione e si concretizza nella mente un'immagine che poi vedremo si evolverà continuamente man mano che i mesi procedono fino alla data presunta del parto. Quanto l'ecografia abbia influenzato l'immaginario e la capacità delle donne di stare nell'attesa, potremo fare un altro seminario. Però di sicuro non possiamo dimenticare un'altra grande autrice che è la Vygotsky, che dice che prima di tutto il figlio è sempre immaginario, e questo ha a che fare con tutti i giochi che noi abbiamo fatto fin da bambine quando abbiamo scoperto di essere femmine. A proposito, e lì il confronto sulla nascita, poter nascere, essere come mia mamma e tutto il processo identificativo di cui aveva parlato molto bene la Paola l'altra volta. E soprattutto la Vygotsky dice una frase: il figlio immaginario supposto compiere tutto, riparare tutto, colmare tutto, lutti, solitudine, destino, sentimenti di perdita. Queste cose che la Vygotsky scrive da psichiatra, psicoanalista, in realtà le autrici lo scriveranno con delle parole molto più crude, in particolare da Elisa Albert, di cui vi parlerò subito dopo, usa per indicare, usa dei termini molto crudi proprio per dire questo, cioè che cosa rappresenta nell'immaginario, che cosa è stato poi nella sua realtà anche di un parto traumatico. E quindi l'importanza di mantenere, nonostante questa ecografia, nonostante oggi noi possiamo avere, come dire, degli scontri visivi, un immaginario invece, poter coltivare quelle che sono le fantasie e cercare di andare incontro a quelle che erano le nostre fantasie, è fondamentale perché i 9 mesi dell'attesa siano realmente 9 mesi preparatori, no? Non solo in termini, diciamo, del corpo,
che si adatta all'utero, e allora questo te lo spiega bene il ginecologo, eccetera. Ma quello che noi interessa è il lavoro psichico che le donne devono fare per affrontare una gravidanza, perché se non lo fanno nei 9 mesi, il postpartum è un pochino più complesso, diciamo così, o può avere delle difficoltà. E quindi bisogna riappropriarsi un po', dico io, di un mistero. Ecco, adesso la dico così, poi è anche del non sapere tutto, no? Di lasciarsi un po' sorprendere anche da quello che avviene man mano, quindi non leggere troppo il manuale, per cui se non arriva il movimento a quel momento, allora vuol dire che le cose vanno male. Cioè, i movimenti i bambini ne fanno, sì, c'è, cioè, è vero, al quinto mese lo senti in un certo modo, ma non è detto che sia sempre così. Io vedo molte mamme allarmate perché la loro gravidanza non è da manuale, cioè non è come è stato scritto. Ogni gravidanza è assolutamente unica. E anche se hai avuto 3 figli, te lo dicono le mamme, il primo è in un modo, il secondo è successo così e il terzo, ecco. Questo però, chi è la prima, magari invece ha bisogno di confrontarsi, ed è bene che si confronti con le mamme più che confrontarsi con gli specialisti. Ecco, io sono, dopo tanti anni che lavoro così, penso che sia questo l'elemento forse più importante. Ecco, per cui il desiderio, ripeto, è tutto questo, no? È il fatto di... la Dosh dice una frase importante, dice, la gravidanza permette alla donna di sperimentare un senso di immortalità e di poter entrare in una prospettiva di eternità. È inutile che ce la nascondiamo questa cosa, è evidente. Il desiderio di lasciare al mondo dei discendenti poi ha anche forti radici religiose. Comandamento del moltiplicarsi, per esempio, no? Della religione. Però il desiderio, a differenza del bisogno istintuale, che sento un bisogno istintuale, ho fame, cioè c'è poco da fare, posso contenerla fino a un certo punto, a un certo punto ho fame. Noi non possiamo dire che il desiderio della gravidanza è un istintuale, cioè che c'è un desiderio istintivo che a un certo punto, anche se qualcuno ce la passa così, scatta l'orologio biologico e tutte le donne a 35 anni vogliono fare bambini. Non è vero, cioè questo è un altro dei miti che va sfatato. Questo lo puoi fare se hai coltivato dentro di te un desiderio e gli hai dato spazio, perché appunto è un desiderio, quindi deve essere riconosciuto come tale e poi lo puoi Sì, appagare. volevo dire una cosa su questo. C'è anche il desiderio di generare che è collegato, e secondo me quella è la cosa fondante, perché quello che sta dicendo la dottoressa è più sul versante appunto del lavoro psichico interno della bambina, poi donna, poi madre, no? E quindi tutto lo sviluppo dell'identità femminile avendo dentro appunto questo mandato che prima o poi, insomma, no, viene fuori, no? Attraverso appunto l'immagine del figlio immaginario che si coltiva fin da adolescenti, da ragazzini, ma forse anche prima, no? Nei giochi da bambini. Però c'è un'altra componente importante, no? Che l'Annunziante Cesaro, che è un'altra autrice fondamentale per queste tematiche, dice che collegato al desiderio di generare, che a differenza del bisogno di procreare, è qualcosa appunto di meno fisiologico e molto più mentale e psichico, è collegato, oltre alla componente narcisistica che adesso ricordava, cioè che riguarda la donna in sé, è collegato anche alla relazione col partner. Se quella relazione è, come dire, capace di portare, no, qualcosa di fruttifero, di creativo, di positivo, allora lì si apre uno spazio, no? Che non è solo nella mente della donna, ma anche dell'uomo e quindi della coppia. E questo fa sì che poi ci possa essere, no? Un desiderio vero che riguarda anche entrambi i genitori. Quindi c'è anche questa Assolutamente. componente. Infatti stavo per dire che sempre nei libri della Dosh, ma di tutti, dicono la cosa fondamentale del desiderio di maternità, che è influenzato dal modello della famiglia di origine. Questo lo vediamo bene proprio nei nostri libri, nei libri che abbiamo scelto. Si vede come il modello sia di relazione con la madre innanzitutto, che in tutti questi libri sono mamme, e diciamo che ognuna di loro ha una sua caratteristica, mettiamola così, poi lo diciamo, quindi determinante il legame con la madre nei primi anni di vita per la figlia, come abbiamo detto, però fondamentale anche il rapporto con il padre, lo vedremo in alcuni libri, e soprattutto i legami sentimentali, come stava dicendo la Paola, con gli uomini e le prime esperienze sessuali. In uno dei libri, che non so se riusciremo a discutere, che è L'ostacolo di Rosamund,
di questa scrittrice inglese incredibile, è un libro anche questo degli anni 50, ma in Italia è arrivato adesso, dove si parla di una maternità di una ventenne single. C'è tutta una descrizione del fatto che lei non aveva avuto e non aveva piacere di avere rapporti sessuali, e nasce questa gravidanza da un unico rapporto, praticamente anche molto occasionale, particolare, molto bello da leggere, da cui nasce una gravidanza. Però lei attraverso questo, in realtà, non vi dico perché sennò poi non andate a leggere il libro, quello che doveva essere l'ostacolo, appunto, il milestone, secondo la poi siamo nell'Inghilterra del 1950, una donna single di 20 anni, un figlio quindi illegittimo, considerato così, lei lo descrive così, lei lo tiene, attraverso quello succedono una serie di cose, ecco, per dire quello che stavi dicendo. Cioè, abbiamo scelto anche quel libro perché per esempio dà uno spaccato anche di alcuni elementi che poi in un lavoro che si può fare individuale o con l'aiuto, spesso nei nostri libri vedrete che l'aiuto è dato non da professionisti ma dalle altre donne. Sì, no, stavo pensando che buona parte delle protagoniste dei libri che portiamo oggi non ha un compagno o dopo un po' lo lascia. Non so se è solo per esigenze drammatiche, teatrali, no, dei romanzi, ma forse no, c'è anche un po' di verità. No, alla livello... fine non sarà un caso se abbiamo scelto. E poi in effetti sono libri abbastanza rappresentativi, perché a noi interessava scegliere dei libri che rappresentassero la difficoltà del vissuto materno, cioè della propria gravidanza e del parto e del postpartum, perché oggi volevamo parlare non solo della depressione postpartum in sé, che forse è l'unico libro che ne parla veramente, La figlia oscura dell'Elena Ferrante, di cui ne avevamo già parlato, questi libri, anche questo che si chiama Baby Blues, di cui vi parlerò, non parla secondo me di una depressione postpartum come la intendiamo noi in termini tecnici, ma parla sicuramente di una grande e difficile anno, il primo anno di vita vissuto con questo bambino, di cui vi dirò qualcosa, anticipo, io direi di arrivare al libri, volevo soltanto dire due parole su una cosa, cioè siccome spesso nei libri si parla di tristezza e anche di depressione, almeno volevo dare un flash, cioè allora la parola depressione, sapete che oggi, siccome poi ne parlerà anche penso, no, nel prossimo incontro, sul piano fenomenologico, insomma, la parola depressione, insomma, ragazzi, vuol dire tante cose, vuol dire tristezza, disinteresse dagli oggetti, dalle cose che faccio normalmente, rallentamento psichico, eccetera. Esiste nelle donne nel postpartum e colpisce il 10% circa, ma quello che ci interessa soprattutto è tutto quello che noi chiamiamo un disagio, una difficoltà dell'adattamento al ruolo materno, che spesso oggi è legato alla solitudine, alla non possibilità di confronto con la propria figura materna, e questi libri lo fanno vedere benissimo, sono donne che non hanno una madre accanto per vari motivi, che però trovano in alcune figure, o l'amica o l'insegnante, come nel caso dell'Arminuta, delle figure femminili di riferimento. Ecco, allora ci piaceva, come dire, l'abbiamo scelta in realtà anche un pochino per questo, e quindi io direi che partiamo subito col parlare della prima autrice, che è l'Elisa Albert. Allora, Albert, Elisa credo si pronunci, non so, sì, ecco, è del 1978, quindi stiamo parlando di una giovane autrice cresciuta a Los Angeles, dove vive con la sua famiglia e collabora con varie, diciamo, prestigiose testate, il New York Times, il Guardian, il Time, eccetera. In questo romanzo, quello che mi ha colpito, allora intanto se voi vedete questa immagine, allora intanto la parola Baby Blues. Baby blues in realtà è un termine, io ci tengo a dirlo, che viene usato in termine tecnico per indicare i primi, diciamo, 15-20 giorni dopo il parto, e che so, quella tristezza, quella malinconia, quel pianto in tasca che si ha, che è molto legato agli aspetti ormonali, al fatto comunque che si è passati da un pieno, come dice anche la Sterna, a un vuoto, perché c'è la gioia della nascita e la tristezza, però anche della separazione, no? Dopo 9 mesi, cioè d'improvviso, insomma, è un bello sballottamento. Questa è una cosa che c'è nell'80% delle donne e che si risolve da sola e pare fisiologica, non va trattata.
Quindi loro hanno usato questo titolo, va benissimo, però in realtà il baby blues in termini tecnici significa solo questo. Diverso è la depressione che invece compare dopo questo periodo, intorno ai 2 mesi di solito dal parto, e che ha dei sintomi decisamente più importanti come quelli che magari diremo in altri libri. In realtà qui, perché ci sta bene baby blues, non indicandolo nel termine tecnico, perché in realtà tutto un anno in cui l'autrice racconta la vita di questa Ari, diminutivo di Ariella, questa giovane donna che viveva a New York, che per seguire il marito si sposta in un bel paesino, Utrecht, di 5.000 abitanti. Marito in carriera, che sta facendo un bel percorso, lei anche a New York aveva il suo percorso lavorativo e studentesco, e deve finire questo benedetto dottorato, che ovviamente con il bambino in arrivo, il piccolo Walker fa molta fatica a finire e a studiare. E questa giovane donna racconta il suo, diciamo, percorso partendo, lo racconta a un anno di distanza. E io vorrei leggervi questa prima parte. Fa freddo questa settimana ed è buio prestissimo, fine del pomeriggio e la luce muore. Comincia così. Mesi di freddo e buio presto. Di nuovo novembre, un altro. Lo scorso novembre, un incubo, confuso di neonato, punti di sutura, lacrime, antibiotici, stare sveglia, stitichezza, lacrime, ferita, lacrime, sveglia, 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 lacrime, zoppicare, lacrime, urla, cacca, pipì, vomito, lacrime. La settimana ruotavano intorno alla rarissima gita al chiosco. Penso che avete capito che anno ha passato la Ari, cioè questa descrizione. Ecco, questa scrittrice ha un linguaggio a volte anche molto crudo, qualcuno ha detto scandaloso. A me è piaciuto molto questo libro perché è mai retorico, mai enfatico, dice realmente quello che le mamme che io ho ascoltato, cacche, lacrime, pipì, vomito, lacrime, cioè è proprio così in alcune situazioni. E qui c'è, a un certo punto lei dice, ma ho smesso di tenere sotto controllo se presto, se tardi, se hai un programma, un bisogno, un desiderio, una doccia, una pasticca, essere altrove, sei fottuta. Il trucco è arrendersi completamente, prenditi un momento per te quando arriva e non osare chiederne di più. Anche qui è la descrizione di quello che in qualche modo si sente dire: guarda, dormi quando c'hai, fai quando puoi, no? Ecco, lei lo ha descritto in modo molto violento perché per lei è stata una situazione decisamente difficile, no? Difficile perché è da sola, perché sua mamma in realtà, e allora qui veniamo a uno dei traumi e anche a uno degli elementi che noi dobbiamo tenere conto nell'anamnesi, per esempio, questa è una bambina che ha perso la mamma quando aveva 13 anni. E sta orfana, il papà poi si è risposato con una donna di origine, no, ebraica, e qui si apre tutto un filone su quello che vuol dire avere anche una mamma matrigna ebraica, ma questo ve lo leggete perché è molto interessante, perché no, mollano neanche se non sono i figli naturali, quindi rimangono mamme ebree, sapete che c'è una letteratura su questo. E lei, proprio nell'età dell'adolescenza, quindi, no? Quando rimane senza riferimento, di una mamma che in realtà era già malata da quando lei ne aveva 8-9 e quindi di fatto ha un'infanzia molto difficile. Ecco. E questo ci spiega quello che dicevamo prima, cioè il discorso identificativo, quanto è importante. Nel libro ci sono dei momenti in cui lei ha dei dialoghi immaginari con questa mamma, quasi in una forma di quasi onirici, secondo me anche questi molto, molto interessanti, e esce un pochino da questa situazione attraverso un incontro con una mito per lei, cioè va ad abitare vicino a lei una famosa rockstar, che era stato il suo mito quando lei era ragazzina, che ha una gravidanza tardiva,
che si è ritirato in questo paesino, evidentemente perché per una rockstar non sta bene avere una gravidanza così, senza ovviamente un compagno, mentre lei era un marito. E attraverso la relazione di queste due donne succedono delle cose, secondo me, molto interessanti. E volevo leggervi due parole come lei descrive la mamma, perché era un po' quello che avevamo detto. Mia madre non era bella, ma viene ricordata così, una piccola ricompensa per il fatto di essere morta giovane. Mio padre, quando gli viene chiesto con un po' di insistenza di parlarne, ammette che era lunatica, il che fa morire da ridere come tutti gli eufemismi. Stronza venuta dall'inferno, avevo scarabocchiato sul mio diario a 9 anni, costringeva la sua unica figlia a chiamarla Janice, che è il nome, quindi mai la parola mamma. Usava la forza fisica e il terrore solo per ridere, pagava una persona per prendersi cura di me e la trattava in maniera orribile. E poi fa una descrizione un pochino di quello che è un clima, diciamo, che forse per noi è un po' difficile da capire, di come i ricchi americani trattano le gente di colore che va a essere a servizio. E anche qui c'è uno staccato molto interessante. Quello che, ecco, questa è una cosa, a un certo punto però dice anche, però è vero che Janice faceva i biscotti al cioccolato ogni tanto e mi lasciava leccare l'impasto dal frullino, quindi non era proprio pessima. Portava piccoli anelli d'oro alle orecchie, una volta aveva fatto la permanente, grosso errore. Adorava andare al cinema, amava i popcorn più di ogni cosa al mondo, consumava cultura, vedeva ogni mostra, era appassionata di tutto, leggeva ogni libro possibile e immaginabile. Avevo capito presto, grazie a mia madre, che avrei trovato quello di cui avevo bisogno nei libri, se non lo trovavo in lei. Ecco, mi aveva lasciato questo. Mi sembrava interessante leggerlo in una libreria delle donne, visto che stiamo parlando di questo. Ecco, siccome sono tanti i libri, non vi dirò come finisce. Ecco, mi piace solo dire questo, però, che nel rapporto con questa donna avviene una cosa che mi piace ricordare in questo momento, cioè la Mina ha un grosso problema nel parto. Ecco, no, allora, la prima cosa da dire è che lei subisce un parto cesareo operativo, cioè all'improvviso le cose non vanno bene e ha un parto. Questa è una ferita traumatica dalla quale lei non esce. In realtà, in termini tecnici, questo non è un baby blues, ma quello che noi chiamiamo un disturbo post-traumatico da stress da parto, nel senso che purtroppo, come succede in queste situazioni, ci si occupa molto del bambino, ci si preoccupa perché c'è un battito che rallenta, viene descritto molto bene, poi la mamma viene ricucita alla bella e meglio. Devo dire che questo libro mi ha fatto anche a pensare molto alla sanità italiana, perché viene descritta una sanità americana che fa paura, e devo dire che neanche male nel libro della inglese, dove viene descritta una sanità pubblica inglese altrettanto da paura. Quindi in un momento molto difficile, dove siamo anche critici con i servizi, però devo dire che questo libro mi ha fatto abbastanza rizzare i capelli per vedere come vengono trattati nel servizio pubblico, perché lei va in un servizio pubblico e dice: io non avevo i soldi per permettermi una levatrice, cosa che invece fa la Mina, che ha i soldi. Ma anche la levatrice, però, quando c'è l'ingorgo mammario, non risponde al cellulare e non si trova. E chi risolve l'ingorgo mammario? Lo risolve la Ari, la quale ha imparato in un anno, con grande fatica, ad allattare. Alla fine l'allattamento diventa per lei invece fonte di grande soddisfazione, e allatta lei il figlio della Mina, fa quello che facevano le balie una volta da noi, e aiuta, diciamo, Mina in questo, la quale poi ovviamente finisce questo ingorgo e anche si rassicura del figlio, che questo bambino morto di fame urla, e anche qui la descrizione delle urla del neonato sono veramente da leggere, e le cose per queste due donne vanno. E qua mi fermo, perché penso che sia utile andare su un altro libro, però ecco, ve lo consiglio perché è veramente, si legge di un fiato ed è un linguaggio molto interessante, crudo ma reale. Io penso che qualsiasi mamma che abbia passato questa esperienza si identificherà e sentirà che è assolutamente reale. Insomma, non è un racconto così scritto per attirare l'attenzione. Ecco.
Adesso volevamo parlare subito dell'Alice. Sì, Alice Munro, scrittrice canadese che tutti credo conoscete perché ha vinto il premio Nobel nel 2013. Si sente? Sì. E sì, questo libro di cui vogliamo parlare, che è una raccolta di racconti, ha scritto quasi tutti i racconti, la Alice Munro è famosa per questo, è Il sogno di mia madre. E il racconto che noi abbiamo scelto è proprio quello che dà il titolo chiaramente al libro, anche se ce ne sono molti altri belli, è una bellissima raccolta. Vuoi dire qualcosa sulla Alice? Ma sulla Alice, beh, credo che la conosciate abbastanza tutti. È comunque nata nel 1931, è una scrittrice canadese, appunto al premio Nobel nel 2013. In realtà per me è stato interessante leggere la sua storia personale, perché lei ha, e quindi ho capito meglio alcuni suoi scritti, è una donna che intanto il suo vero nome è Alice Ladue, che è il nome della, lei ha preso il nome del marito poi, no? Che si è tenuta anche dopo la separazione, è in un paesino dell'Ontario. Per sopravvivere la famiglia sopravvive grazie all'allevamento di animali da pelliccia, mentre la madre è insegnante. Lei dice: siamo poveri e lontano dalla città. Le sue parole sono queste: vivevamo al di fuori della società, né in città né in campagna, in una specie di ghetto. Vi vivevano prostitute e contrabbandieri, una comunità di diversi come me. E questo mi ha fatto capire perché in molti racconti effettivamente ci sono queste storie di, diciamo, storie di persone ai margini, no? Ecco. Quando Alice è ancora bambina, alla madre viene diagnosticato il morbo di Parkinson, che in breve tempo la immobilizza a letto. Tornata da scuola, Alice deve badare alla madre e alla casa. Non c'è tempo per uscire, per giocare con i suoi coetanei. Per sfuggire a questa situazione molto catastrofobica, lei dirà, inizia a scrivere delle storie. Mi sentivo in grado di affrontare qualsiasi cosa, scrivere da adolescente mi diede la più grande felicità. Nel 49 vince questa borsa di studio e se ne va all'Università dell'Ontario, dice: ho solo 35 centesimi al giorno per nutrirmi, caffè, un panino e basta. Per guadagnare dona il sangue, quindi è una donna, io devo dire, è stata appassionata a leggere la sua storia, fa la cameriera, la raccoglitrice di tabacco e l'impiegata di una biblioteca. Anni molto duri, ma le dice: sapevo che l'università sarebbe durata poco, era una piccola vacanza dalla mia vita di casa e la volevo vedere in pieno. Cioè lei è felice anche di fare tutte queste cose pur di vivere in questa realtà. In biblioteca incontra James Munro, che viene invece da una famiglia dell'alta borghesia, con una carriera di avvocato davanti a sé. Si sposano contro il parere dei genitori, di lui ovviamente. Ero come un'ingenua fanciulla vittoriana, pensavo che la mia vita sarebbe cominciata dopo il matrimonio, la mia vera vita. Da sposata sarei riuscita a dedicarmi alla scrittura, l'alternativa era tornare a casa, badare alle faccende domestiche a mia madre. Ci sposammo, io a 20 e lui a 22 anni, e scappammo via, ce ne andrammo a Vancouver, primo posto, il posto più lontano senza dover uscire dal Canada. E nel 53 nasce la prima figlia, Sheila, nel 55 la seconda, Caterina, che ha una sindrome di Down. Quindi questa donna, sentite le vicende. Alice e i mariti decidono di darla in affitto per non ostacolare la mia scrittura di lei, ma la bimba muore dopo poche ore e è una bambina in realtà nata senza reni. Quindi la prima diagnosi che era stata, ecco, Alice racconterà, a incubi per un anno intero e sogna di aver lasciato un bimbo da solo sotto la pioggia. Io qua mi fermerei perché forse potresti iniziare, sì, col racconto, che si capisce meglio. Il racconto, vi darò solo poche suggestioni perché è un racconto, non è lunghissimo, quindi non voglio svelare. Il racconto inizia proprio col racconto del sogno, e la cosa particolare di questo racconto è che la voce narrante è la neonata. Quindi la neonata, che è la protagonista, diciamo, di questo romanzo, parla di questo sogno che la mamma sta facendo, ed è un sogno un po' immerso in un'atmosfera evanescente lì in un paesino dell'Ontario. C'è una gran nevicata, fa freddo. In realtà il giorno in cui fa questo sogno la protagonista, la mamma della neonata, è un caldo pazzesco perché è luglio-agosto del 1945, mi sembra. Sì. E
e c'è questa nevicata, e a un certo punto questa donna, che è protagonista del sogno, si accorge che c'è qualcosa che non va, che la prende un'ansia pazzesca, insomma, praticamente si rende conto, sa di aver dimenticato il suo bambino da qualche parte, ma non sa dove. Lo cerca affannosamente, sembra, no, quasi che appunto questo bambino sì, sia successa una tragedia, sia morto, invece poi lo trova ed è avvolto in una coperta al riparo e in qualche modo questa cosa la rincuora, la aiuta e si sveglia con un sentimento strano e si sveglia praticamente. Lì parte un pochettino l'avvio del racconto, no? Il sogno parla di questo ritrovamento, ma in realtà si fa un passo indietro, no? Si sveglia la mamma, è mattino presto quando questo accade, cioè quando accade che lei sogna questa cosa nel mondo reale, il mondo del luglio 1945. A un'ora in cui, in qualsiasi altra mattina, la piccola chiederebbe a gran voce la prima poppata del giorno, oggi continua a dormire. La madre, sebbene in piedi e con gli occhi aperti, ha il cuore ancora troppo addormentato per stupirsene. Mamma e bambina sono sfinite dopo una lunga battaglia, ma la madre ha persino scordato questo al momento. Alcuni circuiti nervosi sono bloccati. La calma più inesorabile si è depositata sul suo cervello e su quello della piccola. La madre, mia madre, non si capacita della luce che aumenta di istante in istante. Non capisce che il sole si alza mentre lei è lì in piedi. Nessun ricordo del giorno prima, né di quel che è successo intorno a mezzanotte. Tira la coperta sulla testa della bambina, sul suo profilo dolce, appagato e dormiente. Torna senza far rumore in camera sua e crolla sul letto, dove in capo a un minuto perde di nuovo i sensi. Ecco, questo è un po' l'incipit dopo il racconto del sogno, che ci fa presagire niente di buono, questo è chiaro. In realtà poi non è così, non è un racconto che va a finire male, ve lo dico, quindi va letto, non è angosciante. È proprio bello questo fatto perché da qui si parte in un lunghissimo flashback narrato dalla neonata, che riporta tutto indietro di alcuni mesi. Qui siamo nel momento in cui la neonata ha 2 mesi e mezzo. Torniamo indietro a 3 mesi prima, in cui cosa succede? Succede che l'azione si sposta, parte proprio dal rinfresco nella casa della suocera e delle cognate di questa donna, Jill, che è incinta, è ancora per Torino. E questo rinfresco c'è perché, cosa è successo? Qui irrompe un po' l'inatteso, che è un po' un fattore che nei racconti di Alice Munro c'è sempre. Accade qualcosa che devia la storia verso un qualcosa di, come dire, particolare e non tragico necessariamente. Cosa è successo? Il marito di questa donna è morto durante un addestramento nei cieli dell'Inghilterra, credo, no? Qui siamo in Canada, però lui è in guerra in Europa. E durante l'addestramento lui muore all'improvviso. L'azione quindi si sposta alla cerimonia funebre, o meglio al rinfresco dopo la cerimonia, nella casa di queste donne, questo nucleo familiare, questa specie di gineceo, dove la donna è stata accolta perché appunto è incinta e in difficoltà anche economiche perché con il marito morto non sapeva come andare avanti. Apprenderemo poi, perché queste cose vengono dette un po' alla volta nel racconto, che è una donna molto particolare, questa Jill, che è rimasta incinta un po' così, in maniera sì, non inaspettata, ma comunque non certo, come dire, desiderata e tanto pensata, che si è sposata perché ha trovato questo uomo che la corteggiava, ma in realtà nel suo passato ci sono un po' dei buchi perché è cresciuta in un orfanotrofio. Aveva tante difficoltà a avere relazioni con gli altri bambini, con le persone, e a un certo punto c'è qualcosa che però la salva da una situazione che forse poteva andare più verso un degrado sociale, e cioè ascoltando un concerto musicale, lei si innamora della musica del violino e decide che vuole studiare musica. E da lì lei concentrerà tutta la sua passione, la sua energia, il suo talento nello studio della musica, riuscirà ad andare al conservatorio, si diplomerà e
E però poi, ecco, fa l'incontro con questo uomo che viene descritto come un uomo un pochettino così, che si pavoneggia, che è molto un po' narcisista, diciamo, un po' centrato su di sé, che vede questa bella ragazzona, no? Un po' particolare, originale, musicista, e decide che quella sarà sua moglie. E lei un po' così si lascia, no? Andare a questo destino di cui non è convintissima, però insomma, sembra come che le cose le capitino un po', le caschino addosso, non le cerca. Anche la gravidanza resta incinta così un po' di sorpresa, diciamo, e la bambina narrante dice: sapeva che ci sarei stata io, dice, quando poi partorirà, ma pensava alla mia nascita più come alla fine che all'inizio di qualcosa. Una volta fuori, secondo lei, non le avrei più dato problemi. E già questo a pensare che si illude un pochettino, no? Invece accade appunto qualcosa di inatteso. Io vi leggo un paio di pezzi che sono significativi, ma che non svelano poi diciamo, l'intreccio più emozionante che accade dopo, no? Allora, qui è quando nasce la piccola. E poi nacqui io e tutto cambiò, specie per Iona. Iona è una delle due cognate. Ci sono delle dinamiche un po' strane in questa famiglia tutta al femminile, perché la suocera ha probabilmente un inizio di demenza aterosclerotica e le due sorelle del marito morto sono due personaggi un po' strani. Jill dovette stare a letto una settimana e anche quando si alzò si muoveva come una vecchia anchilosata e respirava prudentemente ogni volta che si accasciava sopra una sedia. Era tutta un dolore a causa dei punti e aveva ventre e petto fasciati stretti come una mummia, secondo il costume di allora. Il latte arrivò copioso, le colava fuori dalle bende fino a bagnare il lenzuolo. Iona allentò la fascia e cercò di avvicinare la mia bocca al capezzolo. Iona è delle due cognate, quella che in qualche modo le sta dando una mano rispetto all'altra, che invece è una un po' più altezzosa e sprezzante. In realtà adesso vedremo che forse Iona non le sta solo dando una mano, ma forse si vuole un po' sostituire a lei. Ma io non ne volevo sapere, dice la bambina, la neonata, no? Le avvicinano la bocca al capezzolo della mamma, ma lei non ciuccia. Mi rifiutavo di prendere il seno di mia madre. Urlavo, cianotica come un'ossessa. Si sarebbe detto che mi proponessero il muso curioso di un animale, anziché quel gran seno turgido. Iona allora mi prese in braccio, mi diede un po' d'acqua bollita e io mi calmai. Perdevo peso, però. Non potevo vivere d'acqua. E così Iona mescolò l'acqua con del latte in polvere e mi tolse alle braccia di Gil, tra le quali mi irrigidivo strillando. Iona mi ninnò, consolandomi, e mi sfregò sulla guancia la tettarella di gomma, che si rivelò di mio gradimento. Bevvi avidamente il latte artificiale senza rigurgitarlo. Le braccia di Iona e la tettarella che mi preparava divennero il mio nido. Il petto di Gil fu fasciato ancora più stretto e lei dovette rinunciare ad assumere liquidi. Non dimentichiamo che tutto ciò avveniva in piena estate, e sopportare il dolore fino a quando non si interrompe la produzione di latte. Che scimmietta, canticchiava Iona a mezza voce. Sei proprio una scimmietta, non vuoi il latte della tua mamma. Mi feci presto più robusta e grassoccia, sempre la neonata che parla. Urlavo più forte, urlavo ogni volta che qualcuno che non fosse Iona faceva il gesto di prendermi in braccio. Rifiutavo a Ilsa, che è l'altra sorella, l'altra cognata, e il dottor Shanz, con le mani premurosamente scaldate all'uopo. Ma fu il mio rifiuto per Jill, la madre appunto, a destare maggiore attenzione, come ovvio. Quando Jill poté alzarsi, Iona la sistemò sulla sedia dove di solito si sedeva lei per darmi da mangiare. Le aggiustò una sua camicetta intorno alle spalle e le mise il biberon fra le mani. Niente da fare, non ci cascai. Sbattei la guancia contro la bottiglia, stirai le gambe, irrigidii l'addome come un tamburo. Non volevo accettare la sostituzione. Strillavo, non intendevo cedere. I miei erano ancora pianti acuti da neonata, ma disturbavano tutta la casa. E Iona era l'unica che avesse il potere di farli cessare. Se mi mettevano a letto,
ma a cullarmi non era Iona, piangevo fino all'esaurimento, dormivo 10 minuti e mi svegliavo pronta a ricominciare. Non avevo momenti buoni e momenti cattivi, avevo i momenti con Iona e i momenti senza Iona, che potevano diventare, sempre peggio, i momenti con gli altri, soprattutto con Jill. Quindi si capisce da questo racconto che stanno succedendo delle dinamiche un po' strane, poiché Jill era bloccata, no? Un po' dal dolore, dalla stanchezza, forse anche un po', no? Da un inizio di umore non proprio buono in questa casa dove era appena avvenuto un lutto, c'è stato un lutto e subito dopo c'è stata questa nascita, quasi concomitante praticamente. Pretermine, tra l'altro. Pretermine, perché quindi nascita e morte si sono sovrapposti per una donna che non era assolutamente preparata emotivamente a reggere una tragedia del genere, la perdita così prematura del marito, così improvvisa, e tantomeno poi il trasloco in casa di questa sto cerchia di matte che sono queste donne e la nascita di una bambina con tutto quello che implica. Quindi possiamo immaginare le grandi difficoltà. Per di più c'è questa cognata un po' strana, ma più avanti poi si vedrà come e perché, che in qualche modo comincia a sostituirsi sempre più a lei nel ruolo di madre per la bambina, e lei un pochino la lascia fare perché evidentemente non ce la fa, non è in grado, insomma, di reggere il ruolo materno. Vi leggo un altro pezzetto che riguarda, diciamo, l'inizio un po' dell'azione più, come dire, più drammatica, ma poi chiudo perché sennò rovino di dirlo. Allora, erano circa le, questo passa qualche tempo, no? Erano circa le 10 quando se ne andarono, parla appunto delle due cognate della suocera. E quella che seguì sarebbe stata la giornata più lunga e peggiore della vita di Jill. Nemmeno il giorno in cui nacqui, nemmeno l'incubo del travaglio reggeva il confronto. Prima ancora che l'auto raggiungesse il paese successivo, l'auto su cui erano le tre donne, mi svegliai disperata, come se avessi sentito che Iona mi era stata sottratta. Iona mi aveva dato da mangiare così poco che Jill non poté credere che si trattasse di fame, ma scoprì che ero bagnata, e benché avesse letto che non è necessario cambiare un neonato ogni volta che si bagna, perché in genere non è quella la ragione del pianto, decise di farlo ugualmente. Non era la prima volta, ma non era mai stato agevole, tanto che Iona era quasi sempre intervenuta a concludere il lavoro da lei iniziato. Feci del mio meglio per renderle le cose impossibili. Agitavo gambe e braccia, inarcavo la schiena, cercavo in tutti i modi di girarmi e ovviamente tenevo alto il volume del pianto. Le mani di Jill tremavano, faceva fatica a infilare la spilla da balia dentro la stoffa. Fingeva di essere calma, cercava di parlarmi imitando il linguaggio infantile e le blandizie di Iona, ma non ci fu nulla da fare. La sua goffa insincerità non ottenne altro scopo che quello di farmi infuriare di più. Mi tirò su quando ebbe assicurato con la spilla il pannolino, cercò di sistemarmi tra il petto e la spalla, ma io mi irrigidii come se il suo corpo fosse fatto di aghi incandescenti. Si sedette, provò a cullarmi, si alzò, mi fece saltellare, mi cantò le parole dolci di Marina Nanna, attraversate dal tremito della sua esasperazione, della sua rabbia e di qualcosa che poteva ben cominciare a chiamarsi odio. Eravamo mostri l'una per l'altra, io e Gil. Alla fine mi mise giù, più gentilmente di quanto avrebbe voluto, e io mi rilassai. Quasi provassi sollievo per essermi allontanata da lei. Jill lasciò la stanza in punta di piedi, ma non ci volle molto perché ricominciassi. Che ci sarà nel pianto di un neonato da renderlo così forte, capace di rompere l'ordine dal quale si dipende esteriormente e interiormente? È come un temporale, insistente, eccessivo, e poi in un certo senso anche puro spontaneo. Sa più di rimprovero che non di supplica. Scaturisce da una rabbia implacabile, da una rabbia innata e scevra d'amore come di compassione, pronta a farti saltare il cervello dentro la scatola cranica. Ecco, io qua vorrei solo dire che questi racconti
descritti esattamente così sono quelli che io ascolto tutti i giorni nell'ambulatorio dove lavoro, e veramente mi ha colpito, come dire, rileggerli scritti da una come l'Alice, però poi ho letto la storia dell'Alice, quindi ho capito anche quanto c'era di probabilmente autobiografico, per poi descrive la sua difficoltà con le figlie, insomma, no? E il fatto che una delle frasi che mi piace, che lei dice, è che essere consapevoli non crea cattive madri. Ecco, io penso che tutto il lavoro che noi stiamo cercando di fare con l'associazione è questo, cioè noi non vogliamo dire spaventare la depressione, ma essere consapevoli vuol dire che quando arriverà quell'urlo, non mi verranno le mamme in ambulatorio, nei nostri ambulatori, a dirci: ma non ci avevano detto che urlava così. Ecco, invece di far vedere, io dico, l'altro giorno discutevo con i colleghi, non fate vedere la sala parto, fate fare un giro in neonatologia. Che 5 minuti, a vedere quanto strilla. In modo che tu dici, ma è il mio che urla così tanto? No, perché poi il quesito di tutte le mamme è il mio. È il mio che è particolare, il mio che è strano, il mio. Allora è vero anche che in questo caso io penso che ci sia una cosa che descrive molto bene l'innato dei bambini, cioè i bambini hanno delle caratteristiche che si individuano nei primi 5 minuti dalla nascita. Il neonatologo, che è più esperto di me, dopo 10 minuti o un quarto d'ora quando ci troviamo mi dice: guarda, sarà o non sarà? Poi è chiaro che cambiano con tante cose, ma c'è qualcosa di competenze, come noi diciamo sempre, ma anche di carattere, che lo vediamo. Quindi è vero anche che bisogna dire a certe mamme che certi bambini sono più difficili di altri e che quindi la difficoltà che possono avere è legata anche a una caratteristica del bambino. Non bisogna solo guardare tutto dal punto di vista di una mamma, tra virgolette, incompetente o poco esperta. Anche una mamma esperta si può trovare con un bambino difficile. Bisogna anche dirgli che quello è un bambino. E questo lo descrive molto bene quando dice la rabbia, la prepotenza. Non tutti i bambini sono così rabbiosi e prepotenti, probabilmente è come se questa bambina avesse percepito, quindi insomma possiamo pensare tante cose dell'inconscio, come è nata, non c'è un papà. Ha ispirato un'area di lutto. È un'area di lutto, allora su questo tutti gli studi dicono che gli elementi diciamo che possono predisporre o comunque favorire o comunque essere fattori di rischio per una depressione o comunque per un problema nel postpartum sono nubili, non avere un partner di supporto, avere avuto una madre con dei disturbi magari psichiatrici, non è detto che abbia fatto dei ricoveri, non sappiamo, questa è un'orfanotrofia, ma le altre mamme invece, la big mother di cui vi parlo adesso è sicuramente una mamma con dei disturbi, e aver sofferto di qualcosa nella gravidanza e aver avuto un parto traumatico. Allora noi abbiamo scelto dei libri dove queste cose ci sono tutte. Se poi la sfortuna vuole che uno abbia tutti e 5 questi fattori di rischio, e in più il bambino è anche particolare, ma perché ci dobbiamo stupire se questa mamma dice aiuto, come quello che ho visto oggi, al 5º mese ha detto io non allatto più, vedetemi di spostarmi l'allattamento. Tutti disperati, adesso mi facciamo a 5 mesi e sarà anche brava, ma andiamo allo svezzamento un pochino più veloce. Cioè, voglio dire, ancora sull'allattamento, ecco, questi libri tutti vedrete che sull'allattamento parlano e dicono tante cose, bene, male. Alla fine allattano quasi tutte queste mamme, nonostante la difficoltà, a parte appunto questo caso qui, dove però nel 45 c'era anche questi fasciavano il seno, prima della montata lattea non c'era l'attenzione che c'è adesso, quindi è ancora più difficile. Poi subito, vi ricordate, erano gli anni in cui erano usciti i latti artificiali ed era la panacea. Ricordiamoci che poi c'è stato tutto un periodo in cui si diceva che le mamme dovevano adattare il latte artificiale. E veniva, c'era un farmaco che doveva essere venduto e si stoppava l'allattamento. Per cui sull'allattamento potremmo parlare molto. Ecco, passiamo allora a un altro libro. Un altro libro che devo dire per me è stata una lettura, è molto, è un libricino di 78 pagine che si leggono anche qua, la scrittrice, questo è l'unico libro tradotto in Italia di questa scrittrice che è nata in Vietnam nel 1963. Scusate un attimo perché avevo trovato altre notizie che volevo anche dirvi. Allora è figlia di un ingegnere nord vietnamita e di una esponente della borghesia naturalizzata francese. Linda Lee poi
è cresciuta da latte, ma in realtà nel 69, per sfuggire alla guerra, si è trasferita a Saigon, studia al liceo francese e interiorizza questa cultura. Nel 77 lascia il Vietnam con la madre e la sorella e si trasferisce alle Havre, io non sto il francese, quindi vi chiedo scusa. Nell'81 si iscrive alla Sorbonne e si trasferisce a Parigi. Nell'86 pubblica il suo primo romanzo in francese e qui cominciano una serie di successi, diciamo, in Francia è una scrittrice molto, diciamo, che ha fatto molto successo, ma in realtà è una persona estremamente schiva. Ho trovato e mi sono dovuta tradurre dal francese perché in italiano non avevamo trovato niente. E in effetti lei dà pochissime interviste, lei stessa si descrive un orso e d'altra parte leggendo questo libretto che è autobiografico capiamo a quale, che cosa ha attraversato questa donna. Allora questa è Lettera al figlio che non avrò, che non è Lettera a un bambino mai nato, che pure abbiamo citato prima da Loriana Fallaci, perché qui non c'è una, qua c'è la decisione di non mettere al mondo, di non procreare, però è un libro sulla maternità. E io parto con la prima sua descrizione. Tu, il figlio che non avrò, mi chiedo quali sarebbero stati i tuoi tratti se ti avessi dato la luce, angolosi come quello di mio padre o morbidi come quelli di quest'uomo, esse, che ho amato per 5 anni con una stupefacente costanza e che mi diceva di avere la fibra paterna? La mia pienezza a volerci credere passava per il parto. Essere madre mi avrebbe dato la serenità che mi mancava. Avrei doppiato un capo, buttato via l'armamentario dello scetticismo, rimesso in tasca i miei postulati perentori, apprezzato le mezze tinte, sfumato le mie mattine livide. Avete già capito che un'altra scrittrice che di ogni parola è una cesellatrice, cioè l'incredibile di questo libro è veramente la scelta dei vocaboli. Poi ho letto appunto che lei sul testo torna moltissimo, che la sua vita in realtà è dedicata a questo, e c'è una storia molto sofferente, nel senso che perché lei, questo è un parto in cui lei descrive tutte le ragioni per non avere dei bambini. Ragioni sociali, ragioni morali, ragioni personali, cioè è veramente è incredibile perché in alcuni passaggi mi ha fatto rivedere anche alcune situazioni anche viste in ambulatorio o di persone, o anche personali, devo dire, perché tra i 20 e i 30 anni credo che tutte le donne abbiano pensato quello che ha pensato Linda lì rispetto alla maternità, no? Cioè sì, però dopo perdo questo, però dopo perdo quest'altro, cioè lui lo descrive in modo. Dice in un mondo che corre verso il disastro, l'appropriazione è un crimine, è occultare il non senso dell'avventura terrestre attribuendo ai propri posteri la virtù di impagliare i propri insuccessi e dare prova di cecità. Allora dici, mamma mia, andiamo avanti e a un certo punto lei, per capire perché il trauma è legato a questa Big Mother, lei la chiama così, che è la descrizione ovviamente di sua madre, che deve essere stata una donna terribile, la quale nasconde, lo posso dire perché tanto è un libricino piccolo, cioè allora queste figlie sono 3 femmine. Le castra, direi, in modo incredibile su tutto, da vestire, non possono fare vedere niente, non possono parlare meno che meno con gli uomini, perché assolutamente qualsiasi momento di comunicazione potrebbe diventare fatale. E poi scopriamo che lei, figlia della borghesia, eccetera, ovviamente ha avuto la prima figlia prima del matrimonio. Quindi questa colpa che loro scopriranno molto tardi, condiziona tutto il rapporto con queste donne. Lei stessa andrà in terapia per molti anni. Se vi volete divertire, leggetevi cosa pensa degli psichiatri e degli psicoanalisti. Descrive anche qui la psichiatria francese, perché a un certo punto lei sta male e fa un ricovero. È molto interessante come descrive questo, però di questo
non... Però vi dico per esempio un passaggio. C'era anche proibito svelare la nostra anatomia sulla spiaggia, niente pose provocanti, correre a piedi nudi sulla sabbia, un po' di ritegno, esporci al sole, solo le ragazze da poco hanno la pelle abbronzata, giocare nell'acqua, solo delle volgari monelle si esibiscono così, incappucciate in enormi cappelli, sedute sotto un ombrellone, scrutavamo l'orizzonte, non c'era nient'altro di decoroso che potessimo fare. E meno che mai avevamo il diritto di girare per le strade, andare nei caffè e sfogliare le riviste. Quindi lei, per ribellarsi a questo, diventa una scrittrice e questo rapporto qui in partner è una persona invece, anche lui uno scrittore, che è molto interessante il dialogo, le dispute, come le chiama lei, perché lui invece gli pone tutti i sì per avere questa maternità. Quindi è veramente molto, molto, molto bello, e alla fine dice un passaggio: il mio carattere sarebbe migliorato appena sarei diventata madre, non sarei più stata malinconica, tutte le mie imperfezioni si sarebbero dissolte, avrei avuto a cuore di essere irreprensibile, accomodante, sempre attenta a esaudirti. Da piena di fissazioni sarei cambiata in un'eclettica aperta a ogni novità, avrei allargato il mio orizzonte e ti avrei comunicato le mie ebbrezze. In realtà tutta questa lettera è una idealizzazione, no? E questo è l'altro aspetto, per cui se tu veramente, Bidoschi, metti sul bambino Certo, stavo tutto, dicendo ripara il questo. lutto, è chiaro che è impossibile accedere ad una maternità. E devo dire che quando arrivi alla fine di questo libro un po' ti dispiace, un po' dici: ma chissà se avessi incontrato qualcuno nella sua strada. Ecco, lei non ha incontrato nessuna figura che potesse veramente far da contraltare la Big Mother. Purtroppo la Big Mother è rimasta interiorizzata e scolpita, però a un certo punto lei dice in un passaggio che si acquieta per il passare degli anni, passa anche l'età del 63, passa l'età in cui poter avere ormai una gravidanza. E dice però alla fine questo: anche ora che sono più tranquilla, che i colpi di testa sono passati, ho spesso un pensiero per te, non perché soffro della tua assenza, né perché faccio onorevole ammenda confessando i miei errori di orientamento, ma perché tra le pieghe del mio essere fai parte di me. Anche immateriale imprime un'inflessione che favorisce il rinnovamento dei miei temi. Procedo per gradi verso il completamento di testi che vorrei di una fluidità limpida. Tendo a incorporare nella trama dei miei racconti, in contrappunto alle mie mancanze, delle variazioni sulle genitrici tormentate o pacifiche. Mi ha aiutata a trascendere da me, ho delle audacie che prima di rendermi conto delle mie deficienze non mi permettevo. Devo a te di essermi dominata, di non essere soltanto quella imprecatrice che tira il bersaglio sui suoi prossimi. E non vi dico la finale, nel senso che proprio alla fine dice: questa lettera è dedicata a te, perché questo ve lo leggete. Però ecco, mi sembrava interessante in una rassegna come questa. Questo è un libro appunto di una donna che non ha partorito, ma sicuramente una donna che ha avuto col materno un rapporto intenso, che non ha avuto dei traumi importanti e che è riuscita in qualche modo, pure attraverso una malattia psichica, perché lei fa un ricovero psichiatrico con un scompenso importante, a trovare in qualche modo nello scrivere e quindi in questo, diciamo, una forma, no, di guarigione, e di riuscire poi a comunicare attraverso questo anche questo bambino che ha dentro, di fatto, che continua ad avere dentro. Quindi mi sembrava così interessante. C'è il bambino immaginario, insomma, anche qui, no? Che non è mai nato, ma che c'è nella mente di questa donna e che rappresenta sicuramente qualcosa di importante. Sì, c'è tutta la dolcezza, ecco. Direi che alla fine la cosa che colpisce di questo libro, nonostante ci sia una parte molto sofferente, è proprio la dolcezza del proprio amore che comunque le offre a questo figlio, immaginario, ma che rimane nel costante, quindi quasi più costante di un figlio reale che magari va via, forse anche questo, no? Il fatto di non pensare di potersi mai separare. Questo lo dico adesso come riflessione su questo libro, credo che potremmo discutere molto, però insomma è molto interessante. C'è anche,
come lei pensa i genitori che devono essere in un certo modo, ecco, in contrapposizione, ma non in contrapposizione, diciamo in modo diverso, è la lettera a un bambino menato di Oriana Fallaci. Non so se vale la pena di dire qualcosa di questo, se vogliamo passare all'Arminuta. Sì, io credo che la Fallaci tutti la conoscete, no? Lei aveva scritto questo libro nel 1975 e su richiesta del direttore dell'Europeo per cui lei lavorava all'epoca, che le chiese un'inchiesta, no? Quindi un qualcosa di molto più, come dire, strutturato, che prendesse anche una posizione sulle polemiche all'epoca pre-referendum, e lei aveva tempo 3 mesi per produrre questa cosa, e invece dopo 6 mesi, quindi lo fece anche aspettare, arrivò con questo piccolo libricino pamphlet, e il direttore si arrabbiò moltissimo e non voleva pubblicarlo. Invece in realtà questo libro poi fu pubblicato in 26 paesi del mondo e in molte lingue, e ha avuto un successo clamoroso. Però ecco, penso che questo voi lo conosciate, e la cosa che si può dire è che la Fallaci qui non prende una posizione, parla di un'esperienza sicuramente autobiografica, e c'è una nota importante che dopo la sua morte venne fuori questa cosa, che il nipote erede, no, della Fallaci, nel riguardare nei cassetti, trovò il manoscritto di questo libricino che risaliva parecchi anni prima, nel 1975. Quindi vuol dire che questa esperienza era stata molto prima. E lei poi l'aveva, come dire, messa per scritta e poi portata anche per, così, per testimoniare questo suo dolore, gioia della gravidanza e dolore poi della perdita. È sempre un libro molto attuale, bellissimo. Sì, devo dire che se qualcuno di voi non l'ha letto, lo legga, è da leggere, indubbiamente. Io l'ho riletto, devo dire che nel 75 io ero un adolescente, già impegnata, forse troppo impegnata politicamente, e devo dire che è stato un libro che ho discusso con la mia mamma, che è oggi in sala, perché era un libro che ovviamente fece molto, molto discutere, poteva essere interpretato in molti modi. E dell'Arminuta vi faccio vedere la copertina, perché quando io ho letto questo libro, cosa che non mi succede quasi mai, non dovrei dirlo forse, non l'ho comprato qua, ma ero negli unici 4 giorni di vacanza di un'estate piuttosto problematica, in cui appunto, come dicevamo prima, la trasmissione è interrotta, piccolo aneddoto personale, mia mamma, che è sempre una donna molto energica e sta molto bene, quest'estate ha avuto un piccolo problema di salute che non ha permesso a me di fare le vacanze come avrei dovuto. Nei 4 giorni in cui sono andata in vacanza, ero in questo luogo bellissimo, Rodi Garganico, ospite tra l'altro di una cara amica che è qui stasera, esco, c'erano delle bancarelle, avevo finito i miei libri, guardo e mi colpisce questo titolo e ovviamente questo volto. No, nel senso che dico, Arminuta, ma che è? Non sapevo che aveva vinto il primo campionato, c'era scritto, ma io devo dire la verità, quando vedo vincitrici di qualcosa di mio, non lo leggo subito, un po' come quando ci sono gli Oscar. Devo sentire se è vero, se mi piace, se invece, insomma, scusate, ma sono un po' fatta così. Però leggo e mi ha subito ovviamente folgorato, ma la tua mamma qual è? Mi ha domandato scoraggiata, ne ho due, una è tua madre. Ho detto no, vabbè, questo lo comprendo perché ci serve per il 17, era settembre, il 17 di novembre, mandai un messaggio subito alla Paola dicendo Paola, ho preso un libro che penso e l'ho letto in un pomeriggio. Devo dire che non so chi da voi l'ha letto, è veramente incredibile. Questa donna, la Donatella di Pietrantonio, in realtà è una donna appunto che ha esordito nel 2011 con mia madre un fiume, voi sapete che è della provincia di Teramo. Ho scoperto in realtà che lei è laureata in odontoiatria e quindi lavora di giorno come odontoiatra e scrive invece, e quindi anche questa cosa mi è piaciuta. Lei risiede a Penne, che è in provincia di Pescara, e la caratteristica di questo libro è che appunto ci sono dei passaggi in cui la lingua abruzzese entra e descrive anche un contesto particolare. Ecco, l'Arminuta è un termine che tradotto in italiano significa la restituita.
E questa ragazzina, bianca e nero, questi grandi occhi scuri, già ti dicono la forza e la determinazione, no? Dici tu guardi questo e tu dici, ma questa è una tosta sicuramente. E in effetti è una tosta sul serio, perché è ambientato nel 1975, però in realtà, devo dire la verità, leggendolo la sensazione dovrebbe andare molto indietro, probabilmente anche perché si tratta di un piccolo paese, hai la sensazione di essere più negli anni 60 per certi versi, ecco perché, almeno per me, anche un po' la datazione, sembra un po' una fiaba, no? In certi momenti, anche questi paesaggi, ma forse questa è anche una caratteristica della Pietro Antonio che riesce a descrivere, no? Dei paesaggi dandoti un po' l'idea di essere, è una ragazzina di 13 anni, che viene appunto restituito, ritornata a quelli che sono i suoi genitori biologici in un paesino dell'entroterra abruzzese. Perché è stata restituita? Non ve lo dico, perché se no non vi leggete niente. È molto interessante capire perché è stata restituita, ma soprattutto vi dico l'incipit. La donna che mi aveva concepito non si è alzata dalla sedia. Il bambino che teneva in braccio si mordeva il pollice da un lato della bocca, dove forse voleva spuntargli un dente. Tutte e due mi guardavano e lui ha interrotto il suo verso monotono. Non sapevo di avere un fratello così piccolo. Sei arrivata, ha detto lei, posala la roba. Ho solo abbassato gli occhi sull'odore di scarpe che uscivano dalla borsa, se la muovevo appena. Dalla stanza in fondo, con la porta accostata, proveniva un russare teso sonoro. E dopo arriva, c'è questa descrizione, a un certo punto arriva quella che poi scoprirà essere anche sua sorella, Adriana, e questa gli dice, ma allora, la mamma tua qual è? Ha domandato scoraggiata. Ne ho due, una è tua madre. Qualche volta ne parlava di una sorella più grande, ma io non ci credevo tanto a essa. Di colpo mi ha stretto la manica del vestito tra le dita avide. Questo tra poco non ti entra più. L'anno che viene lo puoi passare a me. Stai attento che non me lo rovini. E questo è l'incontro tra le due sorelle. In questo libro Adriana diventerà importante per la protagonista perché appunto sarà. La proteggerà da questo ambiente così difficile, sarà molto particolare per lei capire il nuovo contesto. Lei viene dalla città, da questi genitori che lei ha conosciuto come genitori per 13 anni, andava a nuoto, faceva danza. E uno degli altri passaggi che mi sembra importante, ve la dico così, è come un contatto con la mamma, con la madre, come la chiamerei, lei non dirà mai la parola mamma, anzi adesso vi dico, pela il pollastro mi ha ordinato allungandomi l'animale morto che teneva per le zampe con la testa penzoloni. Qualcuno doveva essere salito a portarglielo, avevo sentito delle chiacchiere sul pianerottolo, alla fine i suoi ringraziamenti, e poi lo scorporisci. Cosa? Non capisco. Che te lo mangi così? Gli devi levare le piume, no? Dopo lo tagli e gli cacci le budella, ha spiegato scuotendo leggermente il braccio teso verso di me. Ho mosso un passo indietro e distolto gli occhi, non ci riesco, mi fa impressione. Posso occuparmi delle pulizie? È questo che riuscirà a fare, lei non riuscirà mai, chiaramente. E poi dice, non l'ho mai chiamata per anni, da quando le sono stata restituita, la parola mamma si è annidata nella mia gola come un rospo. Non è più saltato fuori. Se dovevo rivolgermi a lei con urgenza, cercavo di catturare l'attenzione in modi diversi. Ecco, e anche questo comunque è un libro che finisce bene, nel senso che lei, attraverso il contatto soprattutto con un insegnante che la valorizzerà perché lei è bravissima a scuola e riuscirà a mandarla a scuola e altre cose che le succederanno, supera anche dei traumi che ci sono legati a questa famiglia. E capirà perché è stata restituita. Io mi chiudo qua. Sì, è un po' una storia di una Cenerentola, mi viene in mente una mia paziente, anche lei appunto adottata, è stata molti anni in orfanotrofio, poi tornata dalla madre naturale per brevissimo tempo e messa, o comunque messa nelle condizioni di scegliere di dover fare le pulizie, perché quello era l'unico ruolo che in casa era libero rispetto a altri fratelli e sorelle che invece erano rimasti in famiglia. Quindi ci sono queste storie anche
anche nella realtà, no? Sì, ne ho incontrate alcune. Anche io ne ho avute. Storie così dove c'erano, soprattutto nel dopoguerra, queste forme di adozione dalla famiglia tanto povera, con più figli, a magari una zia che non aveva avuto figli, o, no? Ed erano delle forme di adozione, diciamo, no? La caratteristica di questo libro è che spesso in quelle situazioni queste persone vivevano da un'altra parte e riconoscevano come familiari, e quindi anche la loro adolescenza e crescita. Qui avviene nel momento dell'adolescenza, anche qua, quindi il processo identificativo, qual è la mia vera madre, per poter poi fare quel passaggio che dicevamo, dal diventare donna a diventare madre. C'era il motivo per cui l'abbiamo scelto, che anche qui ovviamente lei ha un problema poi, no? Con quale figura così diversa poi la Dalgisa, la mamma con cui è cresciuta fino ai 13 anni, donna viva la città, che va dalla parrucchiera, che fa tutta una serie di cose, e questa donna che le dà il pollastro e le dice, ecco, è interessante vedere come questa donna riesce poi a integrare, e si possono integrare, ecco, cioè, vedrete. Va bene, lasciamo un attimo perché pare che abbiamo, ci sarebbero sì, altri avremo anche libri, altre cose, ma non c'è il tempo. L'ostacolo di Rosamund che la satura la cosa è troppo sulla Maria Pia Vera di Piano, lei ne parleremo un'altra volta, però è un libro bellissimo. Che vabbè, anche un'altra volta perché non ce la facciamo. Ma invece se avete qualcosa che voi avete letto, penso alcuni di questi libri, no? Quindi se vi veniva in mente qualcosa da poter dire. No, mentre ci pensate vi leggo solo tre parole che sono secondo me una poesia, diciamo, che sono l'incipit della Pallacci, che secondo me sono bellissimi. Stanotte ho saputo che c'eri. Una goccia di vita scappata dal nulla. Me ne stavo con gli occhi spalancati nel buio, ed un tratto, in quel buio, si è acceso un lampo di certezza. Sì, c'eri, esistevi. È stato come sentirsi colpire in petto da una fucilata, e mi si è fermato il cuore. Io vi lascio invece con una frase di Diane Keaton. L'altra sera mi sono visto un film che si chiama Te lo dice la tua mamma, e Diane Keaton dice questa frase. Diane Keaton, lo sapete, è l'attrice, e dice e Dio ha voluto creare le madri perché non poteva essere dappertutto. Ovviamente è stata scritta, anche io ho pensato alla mondiale, però l'ha detta lei. Speriamo di non avervi sommerso troppo. Qualche suggestione? So che è difficile, ma ci piacerebbe sapere. Vedo che ha qualcosa. No, mi è venuto in mente perché questa cosa, perché quando ho letto anni fa il sogno di mia madre, è stato un racconto secondo me illuminante, proprio perché forse adesso gli altri, questo qui l'ho letto, per cui secondo me sintetizza molto bene il titolo di stasera, quel libro, perché è proprio attraverso questo passaggio da figlia intorno alla pacificazione con una madre che non ha amato e non l'ha amata, però trova in quel sogno qualcosa di un amore, no? Cioè in quella domanda mi sono di qualcosa, mi sto dimenticando qualcosa, qualcosa di questa figlia nasce, no? E la bambina, la figlia a sua volta, riconosce in questo un amore. Per cui questa è una storia bellissima di una pacificazione tra una madre e una figlia, ma è anche il modo con cui una donna può diventare poi madre, no? Perché se questa pacificazione non avviene, è difficile riuscire poi a sentirsi in grado, no? di occuparsi di un figlio, perché prima come figli bisogna sentirsi accolti, no? E questo racconto per me è stato di una bellezza strepitosa, proprio perché probabilmente adesso non sapevo della storia dell'amore, no? Cioè,
che in questo racconto qui si giocano tutti i piani contemporaneamente, per cui è vero che una donna quando incontra la maternità incontra tutti questi aspetti in contemporanea, per cui è figlia, è donna, è madre. Grazie. Ed è, no, come integra tutti questi aspetti, come elabora tutto il percorso, no, fa proprio la storia della maternità e anche l'incontro poi con quello che sarà il figlio. Guarda, mi dai modo di leggere una frase che io avevo sottolineato, quando proprio la neonata dice, nel momento in cui si rende conto che deve accontentarsi della propria madre, dice, dovevo accontentarmi di il... e di quello che potevo ottenere da lei, anche se dava l'idea di essere poco. Soltanto allora presi la decisione di essere femmina, credo. So bene che la questione era risolta molto prima della mia nascita e che era evidente a tutti, sin dal principio della mia vita, che era femmina. Ma sono convinta che fu nel momento in cui decisi di tornare indietro, quando rinunciai alla guerra contro mia madre, che doveva significare la lotta per la sua resa incondizionata, e quando scelsi in effetti la sopravvivenza alla vittoria, la morte sarebbe stata una vittoria, che accolsi la mia natura femminile. Grazie. E per quello che abbiamo scelto, speriamo che si prenda. Mi ha colpito quello che dicevi all'inizio sulla differenza fra questa questione della maternità, che poi diventa una decisione, no? Quindi la differenza tra volere un figlio e il desiderio di un figlio, e anche questa cosa del vederlo o poterlo immaginare, no? Di come viva nell'immaginario, come se in questo scarto, no? Nella differenza tra il volere e il desiderare, e vedere e immaginare, ci sta tutto questo inatteso, no? Ciò che va costruito ex novo in qualche maniera, e che credo che una madre si trovi a incontrare come ciò che non è mai stato, no? E non ha mai riconosciuto della propria storia, e ciò che è rimasto oscuro in qualche maniera, cosa che con un figlio, no, lo si incontra, per esempio nel fatto, nell'intollerabile di un pianto, piuttosto che non riconoscerlo, no? Nella difficoltà nel riconoscerlo come altro da sé, oppure nel riconoscerlo come sé. Cioè questa cosa dello straniante, la cosa che ha accompagnato, no, nella lettura anche dei romanzi che, di cui avete parlato stasera, mi mettevano, come dire, in luce questo aspetto, cioè la difficoltà di prendere atto del fatto che nasce qualcosa quando viene alla luce, no, un figlio. Viene alla luce qualcosa che ti riguarda intimamente, ma che allo stesso tempo è totalmente straniante, no? Mm-hmm. Assolutamente. Baby Blues su questo fa proprio una descrizione fulminante, che hai appena detto, lei lo dice con le sue parole, parlando proprio dello straniero e perturbante, che dice adesso che faccio, insomma. E là si possono aprire vari scenari, sappiamo, sì, no? Sì. Lei non ha una mamma a guidarlo, non ha un'amica, insomma... Vorrebbe lasciarlo, ogni tanto cerca di mollarlo da qualche parte, ma gli urli, cioè, ci sono tanti, sì sì, esattamente. E anche come per alcuni, no, non sì, è sì. necessario avere un figlio per, come no. dire, incontrare questo straniante della propria storia, talvolta può essere attraverso la scrittura, certo. altre volte può essere il lavoro, no? Okay. Il modo in cui uno lavora e si dedica, cioè proprio come affronti ciò che ti riguarda, ma che dice anche altro rispetto a te. Grazie. Volevo chiedere, sì, questi libri o qualcuno di questi libri se qualcuno di questi libri, sì, se qualcuno di questi libri è adatto anche a una ragazza, una ragazza giovane, 18 anni, 18, sì, 18. Sì. Sì. Beh, sicuramente il libro della Fallaci, perché porta proprio le due posizioni, che sono quelle del perché voglio far nascere questo bambino o perché non vorrei far nascere, non potrei far nascere questo bambino, e quindi questa cosa è trattata anche con una certa delicatezza, quindi secondo me c'è un po' tutto dentro quel libro.
Secondo me quello va letto anche perché anche noi l'abbiamo letto a quell'età, giusto? Sì, devo dire che è un libro che va letto e riletto quello della Fallaci, perché io quando lo leggevo che avevo 14 anni ero un po' giovincella veramente. No, 14 no, 18. Ma vabbè, però è un po', però 18 direi che sì, no? Non so adesso cosa ne pensano gli altri. L'Arminuta assolutamente sì. Sì, è un romanzo. Assolutamente sì, sì. Direi che Lettera, questa della lì, secondo me è un po', cioè dipende anche da cosa ti piace leggere, è un esercizio anche letterario, cioè la Linda Lee scrive in un modo, è un contratto proprio un modo di scrivere, i contenuti sono molto forti, c'è questa descrizione della psichiatria, però secondo me è anche un libro dove in realtà, ripeto, secondo me a quell'età uno se li fa tutti questi pro e contro, quindi il dibattito che c'è con il partner, io penso che molti adolescenti di oggi, 18 anni, non so, li hanno già fatti tutti questi discorsi, perché sì, perché no, e quindi, come dire, lei si può ritrovare, poi magari, ripeto, dandogli magari qualche, può essere il modo anche per discuterlo assieme, magari prima lo leggi e poi sì, insieme vedi, no? E anche lo stimolo di poter accompagnare, secondo me, nella lettura, non so, una volta si può fare una riunione di questo, no? Come si può accompagnare i propri figli o insomma nella lettura di alcune cose, no? Penso che sia anche un bel modo di stare assieme. Ciao Giulia.